Siamo qui in provincia con la Presidente Giovanna Scienza, Presidente della Fondazione Felicità Morandi. Oggi c'è una presentazione di un progetto davvero importante sotto profilo sociale e anche un enorme supporto psicologico. Sì, oggi andiamo a inaugurare quella che si chiamerà la Casa Rifugio di Varese, una casa per la donna vittima di violenza domestica. Sono donne che nel momento in cui riescono a uscire dal tunnel della violenza nelle quali sono cadute hanno bisogno di un rifugio sicuro immediatamente. Nel momento in cui si rivolgono al pronto soccorso, alle forze dell'ordine, ai servizi sociali, hanno la necessità di abbandonare la propria casa immediatamente. Noi diamo risposta in prontissima accoglienza a questa esigenza. La casa è nel comune di Varese, non ne diciamo la sede proprio perché deve avere questa caratteristica di segretezza assoluta. Ecco, quante donne e ragazze può ospitare per ora? Noi abbiamo un grosso appartamento dove ci possono stare con camere singole fino a 10 donne e poi abbiamo anche due appartamenti autonomi dove possono anche essere ospitate realtà che hanno bisogno di essere, diciamo, in una struttura protetta ma con un po' di autonomia. Ecco, ma qui a Varese in provincia, quindi la situazione com'è sotto questo aspetto? Rispecchia la situazione esattamente di tutto il resto d'Italia, è una situazione emergente, no? È una situazione che c'è sempre stata nel tempo ma che adesso incomincia ad emergere. Noi teniamo conto che il fenomeno delle donne vittime di violenza è in aumento perché la donna incomincia a uscire allo scoperto, anche se i dati Istat ci fanno vedere che solamente il 7% delle donne vittime di violenza denuncia questo fenomeno, quindi è un fenomeno che ancora per il 93% è sommerso.